Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io sono Giulia e oggi si torna a casa. Azione! La pace ha regnato nei cinque mondi, o forse sei, per generazioni. Ora abbiamo 12.000 tesori, o forse 14.000. Che mi dici di quel tizio, Nesty Nork? So che ha trovato un incantesimo in grado di trasformare le gemme in guerrieri. Risponderò io. Nesty Nork è una creatura semplice. Semplice? È stato confinato in un mondo lontano e non minaccia il regno dei draghi. Che cosa dice? Inoltre, è davvero brutto. Brutto? È troppo! Sembra che ci sia bisogno di me. Ah, questa sì che è casa. Casa dolce casa, versione 2018. Dopo aver passato 20 anni buoni della mia vita a giocare a Spyro, devo dire che questo gioco mi destabilizza molto, ma in senso assai positivo. Comunque, per gli splatteraggi avremo tempo. Liberiamo il primo drago. Grazie per avermi salvato, Spyro. Libera 10 draghi nel mondo degli artigiani e poi trova l'aeronauta. Ti porterà nel mondo successivo. E Nesty Nork? È a lui che sto dando la caccia. Devi prima trovare i draghi. Non posso dirti altro. Liberare i draghi sarà, lo dico a chi non conosce Spyro, e shame on you. Iniziate a conoscerlo, approfittate di questa nuova trilogia in HD su PlayStation 4, è uscita anche su Xbox, insomma, avete modo di scegliere anche su quale console giocarci. In ogni caso, per chi non conoscesse appunto questa saga, Spyro the Dragon, questo è il primo capitolo della leggendaria trilogia del personaggio di Spyro, che io ho sempre chiamato Spiro, quindi non stupitevi se mi capiterà di pronunciarlo Spiro, che tra l'altro, da quello che so, è la pronuncia corretta, perché si parla di Pyros, no? Si parla del greco, per cui la pronuncia corretta dovrebbe essere Spiro. Io tendo a chiamarlo Spiro, ma so che a molti dà fastidio e preferiscono Spyro. Punto abilità. Beh, questo salto non era particolarmente difficile. Quindi non offendetevi per come lo chiamo. Lo scopo di questo gioco è di salvare i draghi del mondo dei draghi, che il cattivissimo e bruttissimo Nasty Nork in originale ha intrappolato in queste statue di cristallo sulle quali noi dovremo camminare per liberare i nostri compagni draghi, ed è quello che faremo anche ora. Liberiamo il secondo drago. Dov'è Nasty Nork? Lo arrostirò. Raffredda i bollenti spiriti, Spyro. Hai ancora molto da imparare prima. Sai cosa fa quella libellula che ti segue? Si chiama Sparks ed è qui per aiutarti e proteggerti. Tienila d'occhio e capirai cosa intendo. E che dirvi di questo gioco? Che dirvi? Perché ho scelto di fare questo Let's Play? Ho fatto un piccolo sondaggino sul mio Discord, perché comunque volevo sapere da che parte la mia utenza preferisse che iniziassi. Questo lo dico perché troverete in descrizione i link ai due Let's Play che ho realizzato nel mio vecchio canale, quello di MaceSanders92, vecchi Let's Play sia a Spyro 1 che a Spyro 2. Sono Let's Play completi, con anche tutti i vari punti abilità del 2, e sono dei lavori a cui tengo molto, per cui ci tengo sempre a ricordare che li ho realizzati io, mi riempiono di orgoglio, diciamo così.
e purtroppo non ho mai terminato il 3, ed è per questo che appunto ho chiesto, visto che diversi utenti che mi seguono su questo canale mi conoscono anche per il canale vecchio, preferite che ricomincio da capo o volete vedere direttamente il 3? Il voto, che è tra l'altro anche l'opinione che avevo io, era di ricominciare da capo. So che teoricamente ho già realizzato l'1 e il 2, ma cavolo, queste sono delle remastered con delle cutscene nuove, grafiche bellissime, guardate le luci, guardate i dettagli, guardate l'erba che si brucia. E secondo me, giochi così pregiati, dal punto di vista di realizzazione, meriterebbero un let's play intero. E poi, altro dettaglio nuovo di questo gioco, che comunque a livello di grafica, come vedete, è molto bello, luci stupende. Guardate questo livello, Borgo Antico, qui mi rivolgo agli appassionati di Spyro. Vi ricordate come si chiamava nella versione originale italiana? Vi do 3 secondi, 1, 2, 3. Si chiamava Town Square. In questi remake hanno tradotto tutti i nomi dei livelli inglesi, che poi i livelli si chiamavano in inglese solo nell'uno, quindi solo in questo gioco. C'erano molti livelli che non erano stati tradotti, in questa occasione invece sono stati tradotti. È il caso di Town Square, è il caso di Blowhard, un altro livello che troveremo più avanti dagli stregoni, che adesso si chiama Sbuffone, e anche il caso del livello Wizard Peaks, che adesso si chiama La Vetta del Mago. Comunque liberiamo il terzo drago. Ehi, Spyro! Premi 2 volte salto per planare e... non avere paura! Paura? E di cosa? Tipo di cadere dalla vetta di una montagna o precipitare su ghiacciai preistorici! Oh, quello! Mamma mia, cioè la graficona, i draghi... È tutto bellissimo, è tutto perfetto, tra l'altro vi rivelo anche che... me lo potete anche immaginare, d'altronde... Ho già giocato un pochino sia a Spyro 1 che a Spyro 2. Questo l'ho fatto perché uno, dovevo testare che la registrazione funzionasse, yada yada yada, e due, perché non ce l'ho fatta ad aspettare. Avevo già in mente di fare il let's play, però non ce l'ho fatta assolutamente ad aspettare, dovevo giocarci un pochino per conto mio per vedere se il gioco era ciò che mi ricordavo. E questo gioco è esattamente ciò che mi ricordavo, ma meglio, molto meglio. It's the same but better, il senso è questo. È veramente un piccolo capolavoro, sono molto 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 contenta di avere il privilegio di poterci giocare. E soprattutto, adesso prendiamo le ultime gemme. In questo primo video sto ripulendo la casa degli artigiani, la casa base degli artigiani, raccogliendo tutte le gemme che si possono trovare sparse nel mondo. Olè, ce ne manca una rossa, una piccola gemma rossa. Sto, come stavo dicendo, ripulendo la casa base, e poi dal prossimo video andremo a fare i livelli uno per uno. È sempre orribile quando manca una gemma, una singola gemma rossa. Vabbè, ne approfitterò per darvi qualche altro dettaglio. Questi video non ruberanno assolutamente spazio alla programmazione standard del canale, quindi per questo insomma non vi preoccupate. E poi chiaramente mi aspetto di sapere nei commenti se avete comprato anche voi questa remastered, se l'avete già finita, sicuramente c'è gente che l'ha già finita, non prendiamoci in giro, se avete intenzione di comprarla ma magari non l'avete ancora fatto, e se invece insomma non avete intenzione di prenderla e niente, se vi potrebbe fare comunque piacere seguire questo let's play. Guardate l'acqua, guardate che meraviglia. Poi tra l'altro ci sono dei giochi di luce spettacolari, li vedremo in Spyro 2, a livello di riflessi è stato fatto proprio tutto bene 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 bene, in maniera pulita, in maniera ordinata. Ah giusto, c'è un'altra cosa che devo fare. Devo sbloccare un livello. Questo è un segreto che teoricamente ci viene rivelato nella terza casa base, ma noi lo faremo subito. Olè. E questo è il livello in questione. Volo diurno. Chiaramente lo faremo. Wow! Lo faremo un'altra volta. Guardatela dov'era la bastardella! Era qua in mezzo all'erba. Devo ancora abituarmi all'erba alta. Comunque, tac! 100 su 100, liberiamo anche l'ultimo drago. Mitico, fallo di nuovo.
Il boss degli artigiani si trova dietro un portale nella bocca del drago, ma non sei ancora pronto, Spyro. Completa prima una delle altre terre degli artigiani. I draghi nuovi comunque sono bellissimi. Ogni drago ha un design originale, veramente uno spettacolo di gioco. Uno spettacolo di gioco che continueremo ad esplorare nel prossimo video, dove andremo a Collina Pietrosa, livello con cui inizieremo ufficialmente questo Let's Play. Che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo primo video, chiamiamolo introduttivo, in cui abbiamo ripulito la casa base degli artigiani, abbiamo preso tutti i draghi, abbiamo preso tutte le gemme, mettete mi piace e assolutamente fatemi sapere nei commenti quello che più vi piace. So che questo video coglierà in fallo parecchi utenti che non mi seguono su Discord, perché come già detto ne avevo parlato solo lì, ma spero che sia un'idea che vi possa piacere. Intanto qui aspettate che vi faccio vedere, guardate le animazioni, guardate Spiro che mi guarda, tra l'altro c'è un'animazione anche bellissima di Sparks che arriva sullo schermo, spero che la faccia. In ogni caso guardate che carino Sparks, amore stupendo con le zampine azzurre. Comunque io vi do appuntamento al prossimo video, spero che questo Let's Play vi possa piacere. Ci aspetta Collina Pietrosa, ci divertiremo e tra l'altro questo è un livello che possiamo completare senza problemi da subito. Eccolo! Beh, c'è da dire che non essendoci le abilità speciali nell'uno, dovrei essere in grado di completare tutti i livelli al primo colpo ed è quello che cercherò di fare. Perché l'obiettivo del Let's Play è quello di finire il gioco al 100%. Da giù è tutto, io auguro buon gioco a chi come me è tornato nei mondi del drago. E auguro una buona giornata a tutti coloro che i mondi del drago non li conoscevano e che magari attraverso questo Let's Play li conosceranno insieme a me. Ciao!